Grandine, paure e danni ingenti in Polesine, Rovigo flagellata, oltre 100 chiamate ai vigili del fuoco per tetti scoperchiati, auto distrutte e allagamenti, una donna ferita. Dal racconto dei minuti interminabili allo sconforto di chi ha subito danni pesantissimi, la neosindaca Valeria Cittadini alle prese con la sua prima emergenza, a poche ore dal voto scatterà la richiesta di stato di calamità. Raid incendiario nella notte in un bar di Quinto di Treviso, le fiamme provocano un'esplosione, la titolare era già stata minacciata in precedenza, all'ombra di un racket caccia ai responsabili. Intervento provvidenziale di due agenti di polizia a Verona, vedono un giovane pronto a buttarsi nell'Adige dopo la fine di una relazione, parlando con lui riescono a bloccarlo prima del gesto estremo. Dopo Vittorio Veneto, ancora problemi in casa Lega nella Marca. Ring, il capogruppo regionale del Carroccio, attacca Fratelli d'Italia e Lega. Si sono accordati per estromettermi dalle elezioni della mia pieve di Soligo e ora rischia grosso. Un raduno fascista al Parco Fiorine sui Colli Euganei, la denuncia sui social della rete degli studenti medi di Padova, la riunione notturna tra bandiere con croci celtiche e saluti romani. A Montecchio Maggiore l'inaugurazione del nuovo casello dell'autostrada A4, un'opera tanto attesa per decongestionare il traffico pesante dell'Ovest Vicentino, l'ultimo tassello della Pedemontana. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Avete sentito i titoli con le notizie principali della giornata, ma subito il sondaggio di questa sera per fare anche un po' un bilancio di quelle che sono state le elezioni europee di 15 giorni fa e poi delle amministrative con i ballottaggi. Si discute di chi sarà il prossimo presidente del Veneto, di che partito deve essere, ed è proprio questo il quesito al quale vi chiediamo di rispondere questa sera. Prossimo presidente del Veneto, di che partito deve essere? Lega 0422 1626691, Fratelli d'Italia 0422 1626690. La chiamata è gratuita, anche se sentite occupato non preoccupatevi perché la vostra risposta verrà correttamente registrata all'esito questa sera nel corso di Ring. Allora veniamo alla nostra notizia d'apertura, la tromba d'aria che si è abbattuta nel Polesine, in particolar modo a Rovigo, con paura e danni ingenti. Rovigo flagellata, un capannone con un negozio di tessuti ha avuto il tetto scoperchiato e danni per oltre 500.000 euro. Ha pianto, ma era qui lei, era qui. No, io non ero qui, però le cinanze sono arrivato subito dopo. Per fortuna non ci sono stati feriti, danni a persone, però sono distrutto negozio. Oltre 100 le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco per una tromba d'aria e una bomba d'acqua che hanno colpito il centro di Rovigo e la provincia. Una donna è rimasta leggermente ferita mentre si trovava all'interno del centro commerciale di Viale Porta Adige, uno dei luoghi più colpiti, oltre ad un negozio di tessuti nella stessa zona. Un capannone che ha avuto il tetto quasi completamente scoperchiato e i prodotti all'interno rovinati dall'acqua, per un primo bilancio di oltre 500.000 euro. Sono 10 secondi di terrore, sono il mio quarto d'ora di terrore, però più che altro l'acqua che ti ha distrutto tutto, tutti i tessuti anche. Quindi adesso, questo era il tetto, guardate. Questo era il tetto, qui era il tetto, parte del tetto. Adesso è il momento del pianto, poi vediamo, da buoni veneti ci facciamo giù le maniche. Nel centro commerciale tanta paura, intervento dei vigili del fuoco e della polizia, danni al tetto del bar interno e clienti che hanno trovato le auto gravemente danneggiate, come racconta il direttore Niki Deda. Abbiamo sentito un boato, abbiamo visto pezzi di alberi, macchine distrutte, dopo mi sono reso conto che era una tromba d'aria guardando verso sinistra, diciamo verso Stanghella, che si stava spostando verso di là e niente, tanta paura. E tutto in poco tempo tra l'altro? Tutto sì, in 30 secondi sarà stato, una roba mai vista. Tanta paura sì, perché ero dentro in galleria perché faccio servizio di portierato, ho visto gente che entravano tutti da parte del bar. Dopodiché siamo usciti a vedere una cosa mai vista, macchine, adesso voi non vedete niente qua, ma le macchine distrutte tutte, addirittura una collega ha 3 giorni che ha la macchina nuova distrutta. Richieste di soccorso sono arrivate anche per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi pericolanti, danni d'acqua, principalmente colpita Rovigo e i comuni di Lendinara e Lusia.
squadre di vigili del fuoco di rinforzo sono arrivate anche dalle province limitrofe, coordinate con prefettura e protezione civile. Prima emergenza per la neoeletta sindaca di Rovigo, pronta a sentire il presidente Zaia per chiedere lo stato di calamità. Eletta da poche ore, la sindaca di Rovigo si è trovata ad affrontare già una prima emergenza, la tromba d'aria che ha messo in ginocchio ampie zone della città. Numerosi sopralluoghi effettuati con i vigili del fuoco, incontrando i cittadini. Penso che sia un dovere di fronte a dei problemi essere presente, dopo è chiaro che questi non si possono arginare. Però la solidarietà penso sia la prima cosa. Situazione difficile anche in centro storico, nel capoluogo polesano, dove molte strade sono rimaste allagate per buona parte della giornata. I sottopassi di via Amendola e via Forlanini chiusi e piante e alberi sono caduti. In viale Regina Margherita, ad esempio, è stato sfondato il cofano di una macchina. Ci sarà un problema di pulizia, sicuramente dei tombini da fare. Come, ecco, questa è una. Mi chiedevano oggi qual è la priorità. Abbiamo guardato fuori dalla finestra e abbiamo capito qual è una delle priorità, è sicuramente questa. Penso che dopo il cielo non si può fermare, ma i tombini si possono sicuramente in qualche modo pulire. Dopo la proclamazione, che renderà ufficiale la sua carica, scatterà anche la possibile richiesta di calamità. Finché non c'è la proclamazione, sono una prima cittadina fino ad un certo punto, però sicuramente sarà mio. Entro sera sentirò sicuramente il presidente Zaia. E la prima cittadina di Rovigo ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura della scuola dell'infanzia Gianni Rodari di Rovigo per la giornata di domani. La chiusura è dovuta allo stato di inagibilità dell'edificio causato dall'allagamento del cortile esterno della scuola, che impedisce il regolare afflusso dell'utenza. Ci spostiamo con la cronaca in provincia di Treviso con l'attacco incendiario nella notte in un bar di Quinto di Treviso. Le fiamme hanno provocato un'esplosione, la titolare era già stata minacciata in precedenza e c'è l'ombra del racket. Caccia ai responsabili. Non è... Un boato che squarcia il silenzio, seguito da altre deflagrazioni. Poi le fiamme alte che distruggono ogni cosa, i vetri lanciati ovunque. Un frammento si conficca nel muro della casa vicina. È la devastazione. Il bar Dolce Caffè a Quinto distrutto. La titolare, Sara Puppato, lo aveva aperto da qualche mese e da quel giorno aveva ricevuto più di una minaccia. Come questi cartelli trovati davanti a casa sua a Badoere. La disperazione della mamma, Laura Francescato. Dico che non è giusto che tutto ricada sulle spalle di una brava ragazza onesta che vuole tirare su i suoi bimbi. Bisogna fare qualcosa per le persone disoneste, assassine, criminali, qualsiasi razza abbiano, devono restare dentro, rinchiusi e non devono più venire fuori. Le indagini dei carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di questo attentato incendiario. Secondo le testimonianze, almeno due persone si sarebbero introdotte all'interno da questa finestra, poi avrebbero posizionato gli inneschi. Le fiamme hanno fatto il resto. Allucinante, far west, ma... Che cosa ha? Sua figlia ha visto tutto? No, mio figlio ha sentito il botto. Ecco, basta. E ci dicono che erano dei ragazzi che sono scappati in macchina? Sono scappati in macchina, ma non so dirvi altro, perché ho visto solo la macchina andare via. Ha visto fuggire quindi una macchina? Sì, una macchina blu che correva via e basta. Il figlio è stato colto da un leggero malore ed è ricorso alle cure del medico. Nessun ferito, ma tanta paura. Paura, tanta paura, anche i miei figli e mia moglie, tutti per paura. Veramente, veramente molta paura. Avete visto qualcosa, qualche movimento strano? No, perché noi eravamo, io ero a letto e quando ho sentito il colpo ho guardato fuori, ho visto insomma il fuoco e il fumo. Fra i primi ad accorrere questo ragazzo. Praticamente ero uscito qua dal parco, che avevo sentito un boato e ho visto il bar completamente in fiamme. Che cosa avete fatto? Io appena ho visto il bar in fiamme, comunque ho avvisato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Più che altro ero preoccupato per i proprietari di sopra, perché ho visto che le fiamme erano molto
molto ampie. Per la titolare dietro ci sarebbe una sorta di racket dei bar, forse qualche gestore che avrebbe ordinato il blitz perché gli stava rubando i clienti. Ma lei non si arrende e dice: riaprirò il bar con un parcheggio ancora più grande. Il salvataggio da parte degli agenti della questura di Verona di un ragazzo che minacciava di lanciarsi nell'Adige dopo la fine della storia d'amore con l'ex fidanzata. Quei minuti raccontati nelle immagini della telecamera della pattuglia. Iader e Francesca sono due agenti della Volante Centro di Verona. Ieri sera hanno appena iniziato il loro turno quando la sala operativa della Questura Scaligera segnala la presenza di un ragazzo. È seduto sul parapetto del Ponte Catena, è rivolto verso il fiume, le gambe nel vuoto, lo sguardo assorto, parla da solo, dice di volerla far finita, accanto una bottiglia di birra. Una volta giunti sul posto, i due poliziotti si fermano prima ad osservarlo da lontano, poi, sempre a bordo della Volante, si avvicinano e lo affiancano. Il capo pattuglia gli chiede come sta e se può aiutarlo, ma il giovane risponde di non stare affatto bene, ignorando la richiesta di mettersi in una posizione più sicura. A quel punto l'agente scende dall'auto e inizia a parlare con il ragazzo, facendosi raccontare dell'ex fidanzata, lasciandolo sfogare. Piano piano conquista la sua fiducia, poi il giovane gli parla di un poliziotto di nome Paolo. Il capo pattuglia, fingendo di conoscere questo presunto collega, gli chiede se vuole che Paolo li raggiunga. Lo sguardo accondiscendente e rassicurato del ragazzo gli fa capire che quella può essere la chiave giusta per aiutarlo. Vuoi che lo chiamo? Ok, dai. Dico se viene qua. L'agente sale in auto e mentre la collega continua a distrarlo da istruzioni all'altra volante. Ho bisogno di un'auto che arriva da Ponte Catena, io lo tengo distratto, mi serve che i colleghi arrivino, io lo tengo distratto che guardi verso Attiraglio e lo tirano giù al volo. È abbastanza corpulento, non dovrebbe essere violento, però è molto grosso, quindi servono quattro braccia. Serve che una macchina arrivi da Viale Colombo, perché io ce l'ho con le gambe girate verso Attiraglio, quindi lui non vi deve vedere, altrimenti si lancia. Pochi minuti e in Lugadige e Can Grande arrivano gli altri colleghi, si avvicinano lentamente e al segnale del capo pattuglia entrano in azione, salvando la vita al giovane. Ok, dai. Dai, vieni, vieni qua. Porta pazienza, ma no, buono, 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 buono. L'abbiamo fatto perché ti vogliamo bene, Siamo alla politica con il primo giorno ufficialmente da sindaco per Nicola Finco a Bassano del Grappa. Inizia così la nuova vita da sindaco di Bassano del Grappa per Nicola Finco. Sono da poco passate le 10, il magistrato e i presidenti dei seggi avevano appena ratificato l'esito del ballottaggio quando Nicola Finco con la sua famiglia entra in municipio per prendere possesso di quella che almeno per 5 anni sarà la sua nuova casa. Stamattina come ci si è svegliata da first lady, da moglie del primo cittadino? Come tutte le altre mattine, dai, è sempre mio first man. Sorrisi e qualche occhiaia, perché la prima notte da primo cittadino è stata di festa e non di riposo. È stata una notte un po' particolare perché insomma sono scaricate tutte le tensioni di mesi e mesi di campagna elettorale, quindi è normale, insomma, così, insomma, però insomma, da oggi mi riprendo e si riparte alla grande. Spazio dunque alla proclamazione ufficiale. Benissimo, da questo momento il nuovo sindaco Nicola Finco entra in carica. Grazie. Dopo la proclamazione segue la seconda fase del rituale, e cioè la presa di possesso dell'ufficio che fino all'altro giorno è stato di Elena Pavan. Nicola Finco, emozioni per questo ingresso in quella che sarà un po' la sua casa, dove, il suo ufficio dove lavorerà per i prossimi 5 anni, dove immagino incontrerà i cittadini, porte sempre aperte. Ma certamente, insomma, fa parte anche del mio stile di fare politica, insomma, quindi porte aperte, dialogo con tutti. Ovviamente ognuno ha le proprie problematiche, le proprie difficoltà, non abbiamo la bacchetta magica per risolvere improvvisamente tutti i problemi che una comunità può avere, però sicuramente da parte nostra ci sarà il massimo impegno.
Dopo ho sempre parlato di metodo di lavoro, quindi insomma avremo modo di dialogare e confrontarci con tutti, però su tante tematiche amministrative poi bisogna avere anche il coraggio di decidere e di scegliere. E poi, a conclusione della mattinata, la prima conferenza stampa nella quale Finco ha ringraziato la sua squadra e i cittadini, ribadendo di essere il sindaco di tutti e di mettere al centro di tutto il dialogo, i quartieri, la gente di Bassano e del territorio con cui Bassano dialogherà. Infine, in attesa di quella foto che Finco metterà per prima cosa sulla scrivania, ecco il ritratto di famiglia, di una famiglia. L'altra è un po' più numerosa e conta oltre 40.000 bassanesi che da oggi saranno rappresentati dal 16° sindaco della storia di Bassano, il 6° da quando il sindaco viene eletto dai cittadini, anche solo con un voto in più. La Lega che festeggia a Bassano del Grappa, la Lega che perde Vittorio Veneto e dopo appunto questo comune ci sono problemi in Casa Carroccio, nella Marca. Aring, il capogruppo regionale della Lega, attacca Fratelli d'Italia e la stessa Lega. Si sono accordati per estromettermi, dice Villanova, dalle elezioni nella mia Pieve di Soligo e ora rischia un provvedimento disciplinare. C'è stato un accordo tra il responsabile, quello che doveva essere responsabile elettorale di Fratelli d'Italia, Tommaso Razzolini, mio collega in consiglio regionale, e alcuni esponenti della Lega, dove si è stato deciso che io non dovevo partecipare alle elezioni comunali del mio comune, dove dovevo starne fuori, non dovevo mettere becco all'interno di quelle che erano le elezioni. Non sono stato invitato a nessun incontro elettorale. E mi è stato chiesto da parte del segretario, dopo queste riunioni, il segretario della mia sezione, di starne fuori. Quello che Alberto Villanova si toglie in diretta Ring non è un sassolino dalla scarpa, assomiglia di più a un macigno, con accuse pesanti e precise destinate a creare ulteriori dissesti nella Lega della Marca. A urne chiuse il capogruppo del Carroccio in regione torna sulle polemiche seguite al primo turno del voto e agli scontri interni, le voci che lo volevano nelle liste di proscrizione della segreteria provinciale, tra quelli che non hanno sostenuto i candidati scelti dagli accordi di coalizione. Dimitri Coin ha sempre ribadito che il suo nome non c'è mai stato tra gli esponenti sotto accusa, ma Villanova attacca frontalmente sia la Lega che Fratelli d'Italia sul caso che più gli sta a cuore, la sua Pieve di Soligo, dove il centrodestra si è accordato per la candidatura di Alexa Spina in quota con i meloniani, sconfitta poi da Stefano Soldan. Questa è la prima volta che parlo dopo le elezioni, perché mi ero riproposto di non parlarne fino ai ballottaggi. Sono stato messo in croce sui giornali dove sembrava ci fosse una richiesta di espulsione nei miei confronti perché non avevo sostenuto il candidato appunto di Fratelli d'Italia nel mio comune. Non ho voluto parlare per non creare tensioni all'interno del partito, visto che c'erano delle elezioni importanti, però non mi va neanche bene passare come capro espiatorio, perché in queste settimane sono passato per capro espiatorio, a me è stato chiesto di non correre, la mia segreteria provinciale era perfettamente informata dei fatti. È stato avvallato quello che è stata questa decisione e quindi sono rimasto fuori. Dal K3 si preferisce non commentare, lasciando le questioni interne fuori dai riflettori. Per Tommaso Razzolini, invece, chiamato in causa per i meloniani, si tratta di pure invenzioni. Ero al tavolo come esponente di Fratelli d'Italia, spiega, e ho più volte chiesto se Villanova sarebbe stato della partita. La sezione locale della Lega ha fatto sapere che si sarebbero arrangiati. Villanova, conclude Razzolini, non deve accusare noi, ma tutt'al più chiedere conto al suo stesso partito. Esattamente quello che diretta dice Roberta Garbuio, responsabile organizzativa di Fratelli d'Italia nella Marca, che aggiunge benzina sul fuoco. Noi abbiamo sempre avuto rispetto degli alleati, tanto è vero che noi in nessuna tornata elettorale abbiamo spaccato noi con gli alleati, ma abbiamo sempre avuto massimo rispetto, cosa che secondo me non può dirsi al contrario. Quello che è successo nel mio comune è stata una grandissima mancanza di rispetto nei miei confronti. Cioè, Ma si rende conto di che cosa sta facendo? Lei se la prende con un suo alleato, ok? Quando le decisioni della segreteria provinciale non dipendono certo. Io posso ragionare anche con la mia testa, non ho bisogno di ragionare tramite segretari provinciali o tramite. Io posso dire che la scelta che avete preso che avete portato avanti nel mio comune è stata una scelta che vi ha portato a perdere anche in maniera abbastanza netta. E è stata una grande mancanza di rispetto, io l'ho vissuta così. La guerra insomma è tutt'altro che chiusa e forse questa volta Villanova finirà sul serio nelle liste di proscrizione.
E a proposito di provvedimenti, all'interno della Lega il Consiglio federale del Carroccio ha deliberato di formalizzare alcune espulsioni, tra cui l'ex parlamentare Paolo Grimoldi e il consigliere regionale del Veneto Gabriele Micheletto. Le segnalazioni sono emerse su indicazione dei territori per tutelare lo straordinario e generoso impegno di migliaia di militanti che per troppo tempo hanno assistito a polemiche strumentali, inutili e dannose contro la Lega. Tutti i membri del Consiglio federale si sono espressi a favore, questa la nota del partito. Leggiamo una notizia dal sito del Corriere del Veneto. Vera Slepoi, la psicologa psicoterapeuta scomparsa improvvisamente qualche giorno fa, ebbene la Procura di Padova apre un fascicolo per omicidio colposo. La Procura di Padova, leggiamo all'interno, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo per indagare sulla morte di Vera Slepoi, psicologa e scrittrice trovata senza vita dalla governante sul divano della sua abitazione in centro storico a Padova lo scorso 21 giugno. La famiglia, all'indomani del decesso della professionista, aveva presentato un esposto alla procura per chiedere accertamenti su una morte che ha lasciato tutti esterrefatti. Vera Slepoi aveva compiuto 70 anni il mese scorso e, stando a chi le era più vicino, sembrava godere di ottima salute. Di recente gli amici avevano detto di sentirsi in grande forma nonostante qualche piccolo problema di salute registrato negli ultimi mesi. A nessuno aveva confidato malori o il bisogno di fare accertamenti. Nel fascicolo allo stato attuale non ci sarebbero indagati. Il primo atto necessario per capire che direzione dare alle indagini sarà l'esame autoptico. La rete degli studenti medi di Padova, attraverso i suoi social, denuncia un raduno fascista sui Colli Euganei. Bandiere con croci celtiche, saluti romani e boia chi molla, un vero e proprio raduno fascista al Parco Fiorine sui Colli Euganei, quello che denuncia la rete degli studenti medi con un video che hanno ricevuto e rilanciato sulle loro pagine social. I protagonisti sono, dicono gli attivisti della rete degli studenti medi, i giovani di Azione Studentesca e Azione Universitaria e due movimenti giovanili del partito della Premier Giorgia Meloni. Il raduno è dello scorso 20 giugno, solstizio d'estate, la manifestazione che festeggia il Sol Invictus. Era stata annunciata quella mattina tramite gli account social delle associazioni studentesche di destra. Conosciamo bene queste realtà. Sappiamo come l'estrema destra giovanile si muove da ben prima che l'inchiesta, girata in queste settimane, facesse emergere la verità agli occhi di tutti. Una verità che si nasconde nelle trame della rappresentanza studentesca e universitaria e purtroppo anche in quella dei partiti. Realtà che hanno degli elementi culturali di riferimento che non ci possiamo più permettere di ignorare e che denunciamo con forza. Presidente Meloni, cosa ha da dire al riguardo? Come sindacato studentesco la nostra richiesta è chiara. I movimenti e le associazioni di ispirazione neofascista devono essere sciolti. A Montecchio Maggiore l'inaugurazione del nuovo casello dell'autostrada 4. Sarà operativo alla mezzanotte di oggi il nuovo casello autostradale della A4 appena inaugurato a Montecchio Maggiore alla presenza delle maggiori autorità regionali e locali. 3 corsie in entrata, 5 in uscita, con un inedito sistema di pagamento attraverso smartphone o iWatch. Quasi 5 anni per realizzare un'opera del valore di circa 100 milioni di euro che ha subito i ritardi dovuti alla pandemia, ma che ora finalmente sarà a disposizione di cittadini ed imprese. L'opera rappresenta anche l'ultimo tassello del master plan della Pedemontana Veneta, che ha registrato un'impennata dei flussi di traffico del 75% dopo l'apertura dell'interconnessione con la A4 inaugurata un mese e mezzo fa. Con l'apertura dell'interconnessione, molto traffico pesante che gravava sul casello di Montecchio, quello vecchio, non esce più, prende la Pedemontana e quindi chiaramente aiuta ad alleggerire. Con questo casello ulteriormente verrà semplificata la situazione e poi creeremo una nuova rotonda di fronte al casello vecchio che fluidificherà ancora di più il traffico. Gennaio 2024 quasi 50.000, anzi 48.000 veicoli medi giornalieri, oggi passiamo ai 70.000 e vuol dire un incremento del 75%. Crescerà ancora di più, non so se arriverà velocemente
velocemente al break-even, cioè al punto nel quale i pedaggi pagheranno l'intero costo di esercizio, però crescerà ancora di più perché noi abbiamo un progetto, i tecnici lo hanno fatto, di 9 anni per farla conoscere. Sicuramente a livello locale, insomma, è noto per tutti coloro che hanno transitato per il casello, il vecchio casello di Montecchio, le criticità, gli ingorghi e il blocco alla fine che c'era del traffico. Sicuramente questo casello renderà più fluido e accessibile anche tutto questo territorio tra Montecchio e Brendola, ma tutto anche il Vicentino. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio la sigla e poi previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.